Raggiunto l'accordo tra i residenti di Carrara e il Comune nella definizione delle opere compensative che l'amministrazione comunale chiederà a Terna. Ieri sera gli ultimi aggiustamenti. Inaugurato l'anno scolastico per gli asili nido. A Fano si valuta l'ipotesi di prolungare l'orario fino alle 18 in 4 nidi e in 4 materne. La risposta dipenderà dalle domande, dalle frequenze e dalla possibilità del comune a far fronte alle esigenze. Don Federico Tocchini festeggia 25 anni di sacerdozio. Nel 99 l'ordinazione da parte dell'allora vescovo Vittorio Tommasetti. Nella parrocchia di Rosciano diversi appuntamenti tra momenti musicali, religiosi e conviviali. 70 foto per documentare 50 viaggi. Sono i ricordi e le emozioni vissute da Luca Spadaccini, fotografo amatoriale di Offagna, che ha raccolto i suoi ricordi in una mostra visitabile fino al 14 settembre. A Selungarina torna la festa della Pera Angelica, in programma tante iniziative tra enogastronomia, musica, arte, cultura e sport, con la sesta edizione della pedalata ecologica. 150 tesserate e 4 squadre di calcio femminile all'Unione Sportiva Fortuna Fano. Preziosa l'affiliazione con il Parma Calcio. Intanto l'assessore Santorelli afferma: speriamo di vederle giocare allo stadio Mancini. Ci impegneremo per dare valore a questo movimento. Di nuovo insieme, cari telespettatori di Fano TV, per una nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia di mercoledì 4 settembre. Ieri sera una nuova riunione a Casa Bethlehem di Carrara, dove l'amministrazione comunale di Fano ha presentato ai cittadini l'elenco definitivo delle opere compensative che consegnerà a Terna in vista della realizzazione dell'Adriatic Link, l'elettrodotto che, partendo dalla stazione elettrica di Carrara, dovrà unire le Marche all'Abruzzo. A presentare la lista è stato il vice sindaco Loretta Manocchi, che ha intervistato Massimo Foghetti. Sentiamo. Vice sindaco Manocchi, allora, che cosa avete deciso, che cosa avete proposto ai cittadini di Carrara? Vi leggo velocemente quelle che sono appunto le opere che abbiamo condiviso pienamente ieri sera con il quartiere, che sono la rotatoria e l'innesto a servizio del nuovo complesso scolastico di Cucurano, Carrara in via Dubcet e relativa messa in sicurezza, le nuove rete fognaria delle acque meteoriche sia Carrara-Cucurano con la compartecipazione di ASET, e così anche per quanto riguarda la rete dell'acquedotto gas, sempre sulle località Carrara, Cucurano e Falcineto. In buona sostanza si tratta di tutti i sottoservizi necessari ai quartieri che sono interessati dall'opera, ripeto, in compartecipazione al 50% con ASET. Poi abbiamo la messa in sicurezza delle strade, quindi via Flaminia con tutte le frazioni, dove verranno realizzate la rotatoria dell'intersezione tra la strada nazionale Flaminia e la strada provinciale numero 80 per l'Alberone, e rifacimento della pista polivalente, comprese le reti perimetrali nel parco di Carrara. E manutenzione straordinaria del fosso della Carrara, del fosso di guardia via Flaminia in direzione Ponte Morello, realizzazione di un marciapiede per la messa in sicurezza della via San Cesario fino alla chiesa di San Cesario, manutenzione straordinaria dell'ex scuola elementare di Carrara con destinazione a casa delle associazioni e della comunità, quindi con attività ludico-culturali, ricreative, quel che si voglia. Fibre e punti luci non coperti dal servizio, asfaltature di tutte le strade dei quartieri interessati alla realizzazione della nuova centrale Adriatic Link, quindi Carrara, Falcineto, Turno, asfaltatura di via del Cerreto, località Cannelle, rotatorio messo in sicurezza dell'incrocio in località Ponte Morello. Con i cittadini, appunto, avuto un confronto sull'elencazione di queste opere, abbiamo puntualizzato meglio e ulteriormente quelle che sono le loro esigenze e richieste. Ecco, sono state poi delle richieste aggiunte a questo elenco da parte dei cittadini, quindi altre opere che verranno presentate a Terna. L'importo complessivo è 12 milioni, ma probabilmente alla fine si andrà a spendere anche qualcosa di più? L'elencazione delle opere tutte, che dovranno tenere conto anche delle opere di compensative di Metauriglia, e con questi ci confronteremo domani sera, quindi sarà un'elencazione ovviamente unica. L'importo sarà
nettamente superiore. Abbiamo immaginato ovviamente ulteriori opere, ad esempio marciapiedi lungo la via Flaminia o anche cordoli a seconda insomma dell'opportunità di eventualmente realizzare una pista ciclopedonale e quindi bisogna eventualmente fare un ragionamento, la riqualificazione dell'asilo Falcineto piuttosto che il terrapieno e quindi immaginare una schermatura con un'alberatura abbastanza alta, quindi alberi di alto fusto che possano in qualche modo schermare l'opera. Non da ultimo un tutor tra le due rotatorie via Alberone e Ponte Morello al fine di fungere da deterrente per l'alta velocità. Invece sulla preoccupazione dei cittadini riguardante il deprezzamento delle case, l'assessore Manocchi ha dichiarato che sarà necessario fare delle valutazioni solo dopo la realizzazione degli interventi concordati che comportano una riqualificazione del quartiere. Laddove ci dovessero essere criticità, ha detto Manocchi, o la necessità di ragionare insieme ai residenti, l'amministrazione comunale interverrà e continuerà a confrontarsi con loro. Terminate questa mattina le procedure di prelievo multiplo di organi e tessuti donati da un paziente di circa 60 anni residente nella provincia e ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pesaro. Gli organi e i tessuti risultati idonei al trapianto sono stati il fegato e i vasi sanguigni destinati al Policlinico San Martino di Genova, i reni all'Azienda Sanitaria Universitaria di Udine e le corne destinate alla Banca delle Corne delle Marche. E rimaniamo sempre al San Salvatore, dove riprende la natalità per l'ostetricia e ginecologia, che registra un aumento di oltre il 6% dei parti rispetto all'anno precedente, quando la struttura ha riaperto dopo la pandemia. Nonostante i dati nazionali siano in riduzione, ha spiegato il direttore del reparto Claudio Cicoli, a Pesaro si sta assistendo ad un trend di crescita che sta premiando lo sforzo organizzativo dell'equipe. In questi mesi, ha detto, abbiamo avuto diversi innesti di unità mediche di supporto che prima mancavano. Molto attrattiva inoltre è la possibilità di effettuare il parto in acqua grazie alla vasca realizzata nel 2001. Oggi, infatti, le richieste dell'acqua come metodo naturale di controllo del dolore è un'opzione che viene usata a pieno regime. Per i bambini fino a 3 anni, questa mattina si sono aperte le porte degli asili, pronti ad iniziare la fase di inserimento con la presenza dei genitori per almeno 3 giorni. Il 9 settembre poi sarà la volta dei bimbi dai 3 ai 6 anni che frequentano le materne. Oggi il sindaco Serfilippi, l'assessore Magernino e il dirigente Ignazio Pucci hanno inaugurato l'anno scolastico a partire dall'asilo nido di San Lazzaro. Vediamo. Primo giorno di scuola, oggi 4 settembre, per i bambini più piccoli del comune di Fano. Sindaco Serfilippi, un giro nelle scuole materne, negli asili nido, è tutto a posto, tutto tranquillo? Sì, oggi abbiamo iniziato questo giro, questo tour insieme all'assessore Magernino e al dirigente Pucci negli asili nido, quindi Fano è una delle prime città a partire con questo servizio in questa giornata, molti inizieranno la prossima settimana come ad esempio le scuole dell'infanzia. Ci tenevo a essere presente insieme all'assessore per salutare tutto il personale scolastico, quindi le educatrici e gli insegnanti, anche con tutto il personale ausiliario che lavora all'interno degli asili nido, un servizio molto importante che dovrà essere necessariamente potenziato, perché l'ho detto qualche mese fa in campagna elettorale, noi non riusciamo a soddisfare tutte le domande, sono oltre 104 in lista d'attesa, quindi è un servizio che dovrà essere potenziato e che al momento dobbiamo ringraziare gli privati che sopperiscono a questa mancanza. Di certo il servizio pubblico del Comune di Fano è un servizio eccellente e oggi abbiamo voluto toccare con mano sia il personale ma soprattutto le strutture che dovranno essere sistemate. Ancora diciamo parecchie cose da fare ci sono, le abbiamo ereditate, è importante investire in nuove strutture ma altrettanto bisogna investire sulle strutture presenti. Comunque si stanno realizzando 3 nuovi asili nido, quindi è una offerta che supplisce un po' la carenza della domanda. Sì, assolutamente sì, questo avverrà dal prossimo anno in poi, speriamo, se andrà tutto bene con i lavori pubblici, ma sulle strutture presenti è importante continuare a garantire e direi implementare la sicurezza e quindi tutti quei lavori
magari di piccola manutenzione ma anche di straordinaria manutenzione che le strutture che oramai hanno diversi anni necessitano. È importante l'orario di funzione di queste strutture per quanto riguarda soprattutto i genitori che lavorano. Ci sono stati novità rispetto all'anno passato? Allora, intanto è previsto l'ingresso anticipato, questo per favorire i genitori che giustamente prendono servizio magari molto presto la mattina, ma anche in genere si parte alle 7:30, però su 4 nidi e 4 scuole dell'infanzia, prima infanzia e quindi scuola dell'infanzia, è stato previsto il tempo prolungato fino alle 17:30, questo per venire incontro anche alle esigenze delle famiglie. Quindi per essere presenti come comune, perché ormai oggi ci sono situazioni in cui entrambi i genitori lavorano, i nonni ancora sono giovani e quindi lavorano e quindi è un modo per garantire l'assistenza alle famiglie e anche ai bambini. E sono molte al momento le domande che sono rimaste inevase. No, allora per quanto riguarda il prolungamento stiamo accogliendo tutte le richieste che ci sono, poi sono previste per 4 nidi e per 4 materne e quindi poi questo servizio verrà monitorato e strutturato con la possibilità, speriamo, non voglio promettere niente, di prolungarlo fino alle 18, però dopo uno studio attento di tutte le esigenze, delle frequenze e della fattibilità del servizio. Un ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 10 a Fano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un'auto condotta da un 76enne di Terre Roveresche stava procedendo su Via Mattei in direzione mare quando, nel compiere la svolta su Via del Fiume, ha urtato un 45enne di Senigallia in sella alla bici che circolava in direzione monte sulla corsia di marcia opposta. Il ciclista, caduto a terra, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce. Il gruppo consigliare del Partito Democratico di Fano, con il consigliere Dimitri Tinti, primo firmatario, ha presentato un'interrogazione sulla possibile installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile a Metauriglia. I residenti hanno espresso forti preoccupazioni in merito, evidenziando diverse incongruenze con la mappa delle localizzazioni approvata lo scorso marzo dalla precedente amministrazione. In quest'ultima, ha precisato Tinti, non è contemplata nessuna ipotesi di installazione in quell'area. Inoltre, a circa un chilometro a nord è già presente un altro impianto, mentre a sud un accorpamento di vari gestori. Chiediamo all'amministrazione di sospendere l'iter fino a quando non saranno chiarite le incongruenze e non sarà stato effettuato un confronto con i cittadini. In arrivo 3 autobotti per gli allevamenti montani, mentre si continua a monitorare la situazione della crisi idrica con particolare attenzione al pesarese e all'ascolano. Questa mattina si sono riuniti i comitati provinciali di protezione civile convocati su iniziativa della regione e della prefettura. Per quanto riguarda la zona del Pesarese, spiega l'assessore regionale Stefano Aguzzi, la situazione risulta stazionaria e sotto controllo, con gli invasi che sono mediamente intorno al 55%. Si è deciso di lasciare i pozzi aperti così come fatto fino ad oggi. In particolare è stato previsto di mandare meno acqua dal Furlo verso l'invaso più a valle del San Lazzaro, in modo da riequilibrare i livelli su tutti i 3 gli invasi. Il terzo è quello di Tavernelle. E ora ci spostiamo a Rosciano di Fano, dove è in programma a partire da domani fino al 15 di settembre alcuni momenti musicali, religiosi e conviviali per festeggiare i 25 anni di ordinazione del parroco Don Federico Tocchini. Alla giovane età di 31 anni, l'11 settembre del 1999, Don Federico Tocchini fu ordinato sacerdote nel chiostro di San Francesco, nel comune di Cagli, dall'allora vescovo Vittorio Tommasetti.
Tocchini ha iniziato la sua avventura a Cagli come seminarista, poi ha trascorso 8 anni come prete nella parrocchia di Pergola, successivamente a San Lorenzo in Campo e San Vito sul Cesano per 11 anni e infine, nel 2017, la nomina a parroco delle parrocchie di Rosciano e Centinarola di Fano. Originario di Massa di Cagli e con alle spalle una carriera da cuoco, Don Federico ha deciso di organizzare un evento in occasione del suo 25esimo anniversario di ordinazione nella parrocchia di Santa Maria a Rosciano. Dopo 25 anni è un'occasione grande per ridire grazie al Signore, grazie alla Chiesa, per far memoria di una storia, ed è un'occasione insieme ai confratelli, insieme al nostro Vescovo, per ridire la bellezza del ministero del prete e l'importanza. E per questo 25esimo abbiamo pensato a diversi appuntamenti. Domani sera, 5 di settembre, avremo qui in parrocchia Deborah Vezzani, una cantante professionista che dopo la sua conversione si è dedicata e si dedica all'annuncio del Vangelo attraverso proprio il canto e la musica. Gli altri appuntamenti poi saranno domenica prossima nel pomeriggio il pellegrinaggio alla Madonna dell'Acqua Nera, dove ci faremo pellegrini per invocare dal Signore attraverso l'intercessione di Maria il dono delle vocazioni al ministero ordinato, vista anche la grande mancanza di quanti rispondono alla chiamata, e anche nella nostra diocesi. Pensate che la nostra diocesi non ha un seminarista, e l'ultima ordinazione presbiterale è stata quella di Marco Rulli dopo 10 anni, e poi seguirà la settimana di celebrazioni che comprende l'11 settembre e il culmine domenica 15 settembre, quando nel pomeriggio ci sarà la celebrazione solenne presieduta dal nostro Vescovo Andrea insieme ai confratelli che vorranno venire e a quanti vorranno venire a dire grazie con me per questo grande dono che proprio in questa occasione io riscopro, e la gioia che il Signore mi mette nel cuore la voglio condividere con tutti. L'appuntamento culmine di questo evento è il 15 settembre alle ore 17:30 qui nella parrocchia di Santa Maria di Rosciano. Vi invito a prenderne visione dei manifestini e vi aspetto. A Valle Foglia a breve inizierà l'intervento di pulizia di tutte le 4.500 caditoie e bocche di lupo grazie ad un investimento di 150.000 euro affidato a Marche Multiservizi. In base al progetto triennale, ha precisato il sindaco Occhielli, si procederà con 2.250 caditoie all'anno, oltre a 250 interventi straordinari che potrebbero essere segnalati da parte dei cittadini. Per la nostra rubrica del mercoledì Arte e Cultura, Cristiana Guerra ha intervistato Luca Spadaccini, un fotografo amatoriale appassionato di viaggi, tanto da farne 50 a soli 40 anni. Tutti i suoi ricordi ed esperienze li ha documentati in una mostra inaugurata alla Darsena Borghese di Fano. Vediamo. Credo che ci saranno sfide da vincere e sacrifici da affrontare, ma rappresentano il giusto prezzo per vivere da uomo libero. E Luca Spadaccini è realmente un uomo libero. Amante della fotografia e dei viaggi, il quarantenne piemontese di origine marchigiano di adozione ha effettuato 50 viaggi all'estero. Per documentare i suoi spaccati di vita, le emozioni ed esperienze culturali vissute, ha raccolto i suoi ricordi, esattamente 70 fotografie, in una mostra inaugurata il 1 settembre alla Darsena Borghese di Fano, dal titolo «I miei viaggi 70x50», alla presenza dell'assessore del comune di Fano, Loredana Magernino. Ogni continente ha le proprie sfaccettature. Ho sicuramente vissuto il Mal d'Africa, e ho vissuto i colori e i profumi dell'Asia, e ho un debole per gli Stati Uniti, perché sono affezionatissimo agli spaghetti western di alcuni anni fa, di Sergio Leone, e quindi mi piace ritornare e rivivere quelle scene. La Norvegia, ad esempio, è uno dei viaggi sicuramente più wild, più solitari, perché si incontrano pochissimi abitanti ed è il genere di viaggio che piace a me. Oltretutto cerco sempre di collocare la singola zona in un periodo particolare dell'anno, come possono essere le fioriture della lavanda,
una foto addirittura di Creta, che magari è una meta marina, ma andandoci a ottobre ho trovato uno stupendo foliage. Molto bello è l'Uzbekistan, che si presta perfettamente per, con Istanbul che fa da trampolino, quindi è possibile godere qualche giorno la città di Istanbul, che ha delle sfaccettature indimenticabili, e poi passare all'Uzbekistan, che è uno dei paesi a livello turistico sicuramente emergenti, la Via della Seta, il ricordo di Samarcanda, dei tappeti, l'arte dei tappeti è qualcosa di veramente molto bello. Mi piace semplicemente divulgare la mia passione, quindi sperare che i visitatori possano cogliere una meta da mettere in calendario per l'autunno, per la prossima primavera. Questa mostra, vogliamo ricordare gli orari e quando è possibile visitarla? Dal 1 settembre, oggi che apriamo con questa inaugurazione, dalle 17 alle 20 fino a sabato 14, tutti i giorni. Tutte le foto sono acquistabili e l'intero incasso sarà devoluto all'Ambalto TV, l'associazione marchigiana per l'assistenza e la cura dei bambini affetti da leucemia o tumori. Al castello di Pietrarubbia, sabato 7 settembre alle ore 21, si svolgerà l'ultimo appuntamento della rassegna Udendo forme, guardando suoni. Al centro le grandi sculture di pietra tagliate e lavorate dallo scultore sardo Pinuccio Sciola, da poco scomparso, che sfregate con le mani o con altre pietre producono suoni che somigliano a voci umane. Le sculture dell'artista saranno suonate dal maestro Giacomo Monica. Sarà presente anche il coro Monte Castello in formazione completa, da sempre interprete di queste composizioni. E nel prossimo weekend torna a Serrungarina la festa della Pera Angelica. Nella sede di Confcommercio Marche Nord oggi c'è stata la presentazione dell'evento. Appuntamento al 7 e 8 settembre con la 27esima edizione della Festa della Pera Angelica di Serrungarina. Ad organizzarla la Proloco con il patrocinio del comune di Colli al Metauro, a sostenere l'evento anche Confcommercio Marche Nord. La festa animerà tutto il borgo medievale per celebrare la Pera Angelica, riconosciuta dalla Regione Marche dal 2001 come prodotto agroalimentare tradizionale. Nelle due giornate di festa non mancheranno musica, arte, sport, storia ed enogastronomia. La squadra che vince non si cambia, quindi visto il grande successo di anno scorso replichiamo e abbiamo aggiunto una settimana che precede il 7 e l'8, che precede l'evento della festa, in cui tutte le associazioni con la quale c'è una sinergia crescendo nel tempo, dicevo, tutte le associazioni organizzano ciò che compete loro, ad esempio la bocciofila un torneo di bocce, la società sportiva un torneo di calcio, abbiamo un'associazione culturale che organizza la presentazione di libri, tutto dedicato a questo fantastico frutto che è la Pera Angelica. Si partirà sabato 7 settembre con il consueto taglio del nastro che darà il via alla festa. Poi tutti i presenti potranno visitare il Museo della Ceramica all'interno delle ex scuole elementari e passeggiare lungo le vie di Serrungarina attraverso il mercato della Pera Angelica. Saranno numerosi gli espositori con prodotti locali come pasta, miele e salumi. Soddisfazione per il comune di Colli al Metauro, che sostiene l'evento ed è da sempre al fianco dei produttori. È molto importante perché questo per Serrungarina è un prodotto, noi la chiamiamo la nostra regina, la Pera Angelica. Per cui il comune naturalmente di Colli al Metauro è vicino ai produttori da sempre, cioè dagli anni 2000, quando è nata l'associazione, il comune è parte dell'associazione insieme alla Proloco. Anche quest'anno, nonostante la siccità, la Pera Angelica è presente in abbondanza con dell'ottimo sapore. Nell'ultimo anno, racconta il presidente dell'associazione produttori Pera Angelica, si sono registrati 28 produttori in più. Io dico sempre che è la pera che ha le ali, quindi è la pera che mangiano gli angeli, si fa per dire, si fa scherza, ma le caratteristiche della pera di Serrungarina è che come si dice, non sono uguali, cioè te compri le pere dalle altre parti, sembrano fatte col copiatore, le nostre pere, una pera uguale all'altra non la trovi, e a seconda del ramo dove nasce, a seconda del terreno che trova vicino,
lei ha la sua conformità e quindi si distingue anche per quello, perché se tu guardi nel nostro cesto lì, una col gambo corto, una col gambo lungo, uno uguale non ne trovi. E con la festa della Pera Angelica torna anche la pedalata ecologica organizzata dai Muli Stracchi. Anche quest'anno torna la pedalata ecologica alla Pera Angelica. Quando si svolgerà e quale sarà il programma? Siamo giunti alla sesta edizione, che già dalla prima noi dei Muli Stracchi si è sempre puntato a valorizzare sia la nostra Pera Angelica e il territorio. Domenica, proprio per questo, andiamo a visitare i soliti nostri borghi, che è Serrungherina, Bargni, Pozzuolo. Anche quest'anno abbiamo l'occasione di passare nel Perreto di Cincini Fabio, che tra l'altro è anche il produttore della sensazione della Pera Angelica, dove lì possiamo assaporare un po' questa nostra pera. Dopo il ristoro si prosegue, si va su a Pozzuolo. Insomma, un'altra giornata da passare in compagnia tutti insieme per chi vuol vivere l'emozione della mountain bike e anche assaporare dei prodotti, insomma, della nostra zona, via. Quest'anno, grazie a Marche & Bike Outdoor Experience, abbiamo l'opportunità del noleggio sulla mattina Serrungherina, quindi per chi vuol provare, anche per curiosità, di vedere come si svolge questa manifestazione, c'è la possibilità di noleggiarla mattina o eventualmente di prenotarla, che è più consigliato, così avrai sicuramente la bicicletta da taglia giusta, insomma conviene prenotarla. Allora, quest'anno le iscrizioni le facciamo solo lassù al mattino, quindi ci troverete dietro, siamo nel solito posto dietro il bar ristorante da Luisa, dove faremo quest'anno le iscrizioni. Abbiamo 4 punti di iscrizione, quindi tranquilli che non ci sarà fila, si svolgerà nel miglior modo del possibile. Valentino, quali sono i percorsi previsti? Come ogni anno abbiamo da mesi studiato i diversi percorsi per quale far passare e divertire i ciclisti. Come detto, toccheremo tutti i borghi dal territorio, e quindi Serrungherina, Bargni e Pozzuolo, e poi tra salite e discese ci avventureremo nei vari passaggi. I nostri tracciatori, oltre a studiare nuovi tratti e a rendere la pedalata ogni anno diversa e suggestiva, hanno messo in piedi 2 percorsi, uno che abbiamo chiamato percorso corto, con una lunghezza di 25 km e 600 metri di dislivello, adatto a tutti, anche per, diciamo, chi non ha esperienza nel mondo della mountain bike, e l'altro è un percorso chiamato lungo, con 35 km con un dislivello di 1400 metri. Insomma, 2 tracciati che possono adeguarsi a tutti e permettono a tutti di godersi una bella giornata in bici, in compagnia e soprattutto di noi Muli Stracchi. Vi aspettiamo tutti alla pedalata ecologica alla Pera Angelica. A causa del maltempo previsto per domani, 5 settembre, l'appuntamento con la compagnia dialettale Saranno Fanosi all'Arena BCC di Fano slitta a venerdì 6 settembre, sempre alle ore 21:15. E adesso il calcio femminile con l'Unione Sportiva Fortuna Fano, che quest'anno passa da 2 a 4 squadre per un totale di 150 tesserate. Preziosa l'affiliazione con il Parma Calcio. E allora sentiamo i dettagli nell'intervista realizzata da Rosalba Barattini al presidente Massimo Giuliani. Un traguardo molto importante è stata la creazione di una squadra di calcio tutta femminile. Come è nato questo progetto? Sì, l'estate scorsa ci si è presentata l'occasione, per varie vicissitudini legate ad altre scuole calcio, di iniziare questa avventura in cui noi avevamo sempre creduto. E abbiamo colto questa occasione al volo e ci abbiamo dedicato tantissimo tempo, impegno e anche risorse economiche. E adesso sembra che i risultati ci stiano dando ragione al nostro lavoro. C'è anche un'affiliazione con la Parma Calcio? Sì, è un'affiliazione che noi avevamo già col settore maschile e l'abbiamo ampliata col femminile. E siamo molto soddisfatti perché intanto lo staff del Parma Calcio ci sta molto vicino, è sempre presente.
E poi abbiamo avuto anche delle soddisfazioni perché qualche nostra ragazzina sta andando a Parma a fare dei provini e molto probabilmente verrà presa dal Parma. Al momento quante squadre sono presenti nella vostra associazione? Allora, siamo partiti la stagione scorsa con due squadre, un under 12 e una under 15. Quest'anno, anche grazie al lavoro dei miei collaboratori, molto probabilmente faremo quattro squadre, un under 10, un under 12, un under 15 e una eccellenza femminile, che sarebbe la prima squadra. Per le ragazze che fossero interessate, com'è possibile iscriversi? Allora, basta presentarsi presso la nostra struttura in via Fanella, in segreteria, vi accoglierà il nostro segretario Franco, che è presente il lunedì, il mercoledì e il venerdì al pomeriggio e il sabato mattina. E poi lui sbrigherà tutte le pratiche del caso. E non può mancare anche il supporto dell'assessore allo sport. Cosa ne pensa di questo nuovo progetto? È una bellissima realtà che ho imparato a conoscere anche meglio in queste settimane, ma in città già si sapeva dei progetti che portava avanti appunto il calcio femminile a Fano. Io è con molto piacere che sono qui oggi a constatare anche il numero delle ragazze che partecipano a questo campionato e anche ai corsi della scuola calcio. Io stesso facevo calcio in questa realtà 30 anni fa e il calcio femminile era appena all'inizio, invece oggi dopo tanti anni è una bellissima realtà sportiva in Italia, nel mondo, è diventato uno sport affermato ed è molto bello vedere le ragazze fanesi che lo partecipano e quindi dobbiamo dare tutto il nostro sostegno possibile, sperando anche di vederle un giorno giocare non troppo tardi allo stadio Mancini, quindi ci adopereremo in questo impegno che non è una promessa ma è un impegno per dare valore a questo movimento. Rimpatriata della classe dell'Istituto Carducci di Fano, diplomata nel 1974. Le ex compagne di scuola si sono ritrovate oggi a Villa Marina di Fano per condividere 50 anni di attività, scelte professionali, figli, famiglie, conquiste e perdite. Ci siamo ritrovate di nuovo in ascolto, una dell'altra ci hanno riferito, ci siamo riconosciute, siamo state di nuovo una classe. L'evento è stato condiviso anche dal professor Lamberto Bozzi, che allora era un giovane professore di inglese. Bene, con questa fotografia di gruppo ci salutiamo. Tra poco trasmetteremo la replica di Teleracconto con gli eventi del fine settimana che vedrà ospiti il presidente della Proloco di Serungarina, Tommaso Berloni, per la festa della Perangelica e Stefano Marocchi della Proloco di Serra Sant'Abbondio per il Palio della Rocca. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV. We'll be right back.